solito mi scrivo comunque una traccia di quello che voglio dire, quantomeno per iniziare il video, per attirare le persone. Questa volta non ho fatto, dirò le cose così come stanno. Ho fatto un workshop a Tenerife, siamo tornati ieri notte, è stato molto divertente, ma anche davvero molto intenso. Quello che ho organizzato io era un workshop con una vera produzione, perciò abbiamo creato contenuti, foto e video per un brand vero, per una campagna vera. Ed è stato maledettamente impegnativo perché comunque dovendo anche consigliare, insegnare, dare delle indicazioni e osservare, correggere gli altri e allo stesso tempo cercare di garantire un prodotto, ha fatto sì che praticamente dalla mattina quando aprivo gli occhi a sera quando svenivo a letto non avevo neanche un mezzo secondo libero. Infatti sono stati 5 giorni in cui praticamente non ho toccato il telefono per rispondere alle persone, per caricare una storia, per comunicare sui social. È stato quasi un isolamento e un'immersione totale nella creazione, nella post-produzione di contenuti. Non è stata un'esperienza, diciamo, troppo fluida. C'è chi ha perso il portafoglio il primo giorno, però grazie a Dio l'hanno ritrovato sull'aereo e l'abbiamo recuperato il giorno dopo. E qualche piccola disgrazia con Wizz Air. Non so se avete mai volato con Wizz Air, ma sono veramente dei cani. Cioè, la prossima volta penso che se troverò Wizz Air da qualche parte preferirò pagare il doppio, perché alla fine certe cose le ho pagate lo stesso il doppio. E niente, adesso bisogna disfare un po' di valigie, recuperare un po' di materiale. Perché Tenerife? Perché 2 anni fa che ci sono stato in vacanza, diciamo, una cosa improvvisata all'ultimo, me ne sono innamorato. È molto varia, hai questo mix tra la montagna vulcanica, spiagge nere, spiagge gialle, surf, vibes da Los Angeles, zone più fredde, zone più calde, zone calme, zone molto ventose. È talmente varia come isola che ti permette di creare materiale all'infinito in poco tempo, perché riesci ad andare da giù a su in mezz'ora. Il brand è Hydrogen, un brand con cui ho collaborato anche per la Norvegia, che ci hanno, diciamo, sponsorizzato in parte il viaggio in cambio di contenuti. Poi hanno avuto, insomma, modo di usare la mia attrezzatura. Io ho preso in poche occasioni la camera in mano. Per il resto hanno avuto modo, insomma, di giocare con le Sony, abbiamo visto un po' le impostazioni, le ottiche, le lunghezze focali che uso per fare determinate scene. Così, insomma, anche chi era in dubbio su cosa prendere, su cosa non prendere, quantomeno in questo modo è riuscito a capire il perché usare un tele, il perché usare un grandangolo, quando e come. E penso che poter, diciamo, provare le cose in situazioni reali e capire cosa effettivamente ti serve, perché alla fine spesso compriamo dei gadget o delle macchine, delle ottiche che usiamo una volta, quando ci arrivano e dopo rimangono nel dimenticatoio. Appunto, è fondamentale secondo me farsi un'idea di quello che potrebbe essere ideale per te, cioè quali sono gli strumenti che ti permettono di far diventare realtà quello che stai immaginando o anche quello che semplicemente stai vivendo. Quello è già realtà, però insomma riuscire a trasmetterlo a qualcuno. Oh shit, quanta roba. Io sento ancora che sono stra-rincoglionito, proprio sono cotto. Come si è svolta questo shooting? Praticamente avevamo 2 talent, quindi modella e modello. Il modello era un mio conoscente e atleta, diciamo, di parkour che ho usato in diversi progetti per video musicali, shooting, eccetera. Quindi, insomma, volevo fare una cosa più dinamica. L'ho sfruttato un po', unendo un po' il mondo travel a parkour. Invece per la modella era più per avere un indossato bello. Lei molto longilinea, dava un po' di eleganza anche a questi capi elegantissimi, diciamo. Il primo giorno ci siamo un attimo confrontati, abbiamo settato un po' l'attrezzatura, dopodiché abbiamo preparato gli zaini e ci siamo mossi verso il
il Teide, che penso che sia una delle mie location preferite. Grazie a queste strade super lunghe, grazie a questo paesaggio lunare, abbiamo shottato molto in strada, le ho lasciate anche giocare un po'. Sicuramente lì abbiamo perso un po' di tempo che avremmo potuto sfruttare un attimo meglio, ma andava fatto perché appunto anche nel correggere determinate cose legate ai tempi. Ovviamente dopo le strade sul Teide abbiamo cercato di raggiungere una cima per goderci un po' il panorama del tramonto, perché sul Teide quasi sempre riesce a beccare le nuvole a filo e vedi questo mare di nuvole e con questo tramonto incredibile. Purtroppo a livello di tramonti siamo stati un po' sfortunati perché sono stati tutti abbastanza piatti, perché faceva troppo caldo e quindi la visibilità era anche abbastanza ridotta. Dopo che abbiamo shottato insomma un po' su queste strade, ci eravamo fermati in una location per sprecare il meno tempo possibile per andare su, ma è arrivato un ranger che ci ha detto che uno non possiamo farlo, che la zona è protetta e non si può calpestare, diciamo, tutto quello che è attorno. Ci ha dato l'indicazione per una location in particolare, che è il percorso numero 13, e lì praticamente in 5 minuti riesci ad arrivare sulla cima e c'è anche abbastanza spazio libero per goderti il panorama, shottare cose anche se ci sono persone. Quella, se devi shottare e vedere tramonto, quella è una location che ti consiglio di andare a vedere. Al cliente abbiamo promesso di fornire materiale tutti i giorni, perciò loro dovevano filmare, creare, sapendo che il giorno dopo, la mattina dopo, avrebbero dovuto passare del tempo in fase di editing. E il giorno dopo abbiamo passato la mattinata a vedere un po' le impostazioni, come imposto io un progetto, come è il mio workflow nel lavorare con un sacco di file, perché in questo caso avevamo 4 camere che continuava a filmare attivamente. Infatti siamo tornati tipo con 1,5 TB di materiale in 4 giorni di shooting tra foto e video. Perciò appunto abbiamo coperto un attimo la fase di montaggio e lì abbiamo visto un po' la scrematura nel dover usare, diciamo, un computer funzionale che giri bene, che lavori senza bloccarsi, senza farti perdere tempo. Magari non c'è tempo di fare i proxy per 500 GB di file che hai girato nella giornata precedente, a meno che non ti svegli e li fai prima. Insomma, abbiamo visto un po' quello che è il limare un workflow on the go, come potrebbe essere quello mio, che oggi filmi e domani già devi post-produrre per dare al cliente il materiale. E quindi sì, siamo partiti per la spiaggia nera, ci siamo anche fermati un attimo su questa stradina carina, diciamo, anche se il materiale poi non era abbastanza vario per creare un reel da solo quella location e da solo quell'outfit, cioè nel senso sì, ma non tanto forte. Mamma mia, raga, l'ho visto male. È pazzesco! L'ho visto cazzo male, raga. È pazzesco! Figata! Siamo arrivati alla spiaggia nera, che era anche un po' tardino. È una location che di giorno è comunque piena di persone, eccetera. Se vai un po' più verso il tramonto, un po' più verso la blue hour, riesci a trovarla libera ed è una cosa incredibile. Solo che magari saremmo dovuti arrivare un attimo prima per riuscire a identificare gli shot e rubare qualcosa con luce ancora forte, visto che avevamo del prodotto, quindi non potevamo shottare unicamente silhouette, ma doveva leggersi quello che avevano addosso. Sì, abbiamo giocato un po' con la luce del drone nell'illuminarli, quindi qualche shot un po' con i LED. È stata una situazione un po' particolare e difficile anche da sfruttare senza portare a casa materiale con un po' di rumore, però grazie a Dio le Sony riescono a cavarsela anche in situazioni di questo tipo. Sicuramente il bagno, appunto, con le stelle, con un buio pesto, è stata una delle cose più belle, perché ho visto i ragazzi che erano in hype totale, cioè erano contentissimi di questa esperienza. L'acqua dell'oceano era, cioè, aveva una temperatura perfetta, quindi è stata proprio una cosa che penso si porteranno a casa come un bellissimo ricordo. Quindi il giorno dopo ci siamo cimentati un po' ancora un po' sul montaggio, abbiamo corretto un po' di errore sia di montaggio sia per il discorso del sound design sia per le riprese, quindi cosa riprendere, cosa non riprendere. Abbiamo strutturato la giornata dando ognuno mezz'ora di shooting per outfit, quindi ognuno aveva una mezz'ora per tirare fuori anche solo uno shot che gli piaceva, da una reference, da qualcosa che ha visto, da qualcosa che si è immaginato, quindi mezz'ora per fare uno shot. Alcuni hanno rispettato la cosa, altri purtroppo si sono persi nello shottare, diciamo continuare a rubare scatti, mettere i soggetti in situazioni diverse, nel movimento, eccetera, che ci può anche stare perché è una cosa che faccio spesso, soprattutto quando viaggio, eccetera, non ho piano vero e proprio
per quello che sto facendo. Però siccome l'esercizio in sé richiedeva questa cosa del dedicarsi questo giro nel ricercare qualcosa di perfetto, non siamo riusciti a farlo in pieno. Ad ogni modo ci siamo fermati su delle location che mi sono piaciute un sacco. Poi siamo andati verso il faro, che è una cosa meravigliosa di Tenerife da vedere. C'è tantissimo vento, c'era un vento forte e caldo, era come spararsi il phon addosso. Non ho ancora capito il perché di quel vento così caldo, ma era veramente talmente fastidioso e strano che siamo usciti da lì prosciugati praticamente. Purtroppo il cancello era chiuso e abbiamo dovuto scavalcare. Abbiamo visto che c'erano dei pescatori che facevano questa cosa per andare a pescare e quindi li abbiamo seguiti per sfruttare appunto quella mezz'ora di luce che ci rimaneva con un po' di blue hour. Purtroppo appunto i tramonti sono stati insomma un po' deboli. Concluso il faro siamo tornati a casa, ovviamente perché dovevamo buttarci subito a dormire perché il giorno dopo ci aspettava l'alba e ci mancavano ancora circa 8 outfit da shottare. La mattina dopo ci siamo svegliati per le 5 in questa spiaggia o caletta, non saprei come chiamarla, che aveva due situazioni un po' differenti, dove avevamo la parte di rocce laviche scure e nere con la parte invece la sinistra più sabbiosa e tutta la piccità delle onde che si infrangevano sugli scogli davano un po' più di dinamicità alla situazione. È stato bella come location, ci siamo anche fatti il bagno lì, era proprio meraviglioso. Se ci ripenso adesso vorrei tipo essere lì e lanciarmi in acqua, era così perfetto. E il materiale che è venuto lì mi è piaciuto davvero molto e lì abbiamo appunto sfruttato un po' tutta la situazione per concludere capi che mancavano da shottare. A ritorno nel volo mi hanno fatto tirare fuori tutte le batterie, quindi dalle borse mi hanno fatto tirare fuori ogni pezzo di attrezzatura, e perché non mi è mai capitato, perché di solito le batterie insomma le identificano, le vedono, e invece loro mi hanno detto che le vedono nere, quindi sai che se torni indietro da Tenerife conviene prendere le batterie, metterle dentro un sacchetto trasparente o qualcosa e tirarlo fuori, così non ti fanno smontare proprio tutto. Ci sarebbero in realtà tante cose da dire, voglio però finire di vedere il materiale, voglio finire con i ragazzi di editare i video, quindi devo ancora portare avanti la cosa perché abbiamo anche la consegna al cliente, abbiamo anche il feedback dal cliente eccetera, quindi il workshop in realtà non è finito, però è stata una bella esperienza perché non è stato un workshop e basta, è stato qualcosa di... è stata una guerra praticamente. Hanno avuto modo di imparare ma metterlo anche subito in pratica per vedere se quello che hanno imparato fa effettivamente a caso loro, se il PC che stanno usando fa effettivamente caso a loro, se il loro modo di prepararsi uno shooting è effettivamente giusto. Insomma, sicuramente ho smosso tante cose e ho messo dei dubbi, gli ho fatto venire delle domande a cui cercheranno risposta, ad alcune sono riuscite a rispondere, altre servirà un po' di tempo che li assimilino e le portino avanti nel loro modo di fare video. Io in realtà non potrei neanche permettermi di fare questo video perché ho talmente tanti progetti in sospeso che questa settimana mi ha portato via. Dovrò praticamente passare la prossima settimana, o da oggi compreso, a montare video. Perciò basta, finisco di scaricare le mie valigie, risistemare un po' di attrezzatura, rimandare le scatole con gli outfit al cliente. Spero gli vada bene che ci siamo anche tuffati in mare, perché sulla spiaggia nera li ho fatti andare in acqua, anche bagnato e sporcato un po' di roba. Penso ne sia valsa la pena, quindi al costo di pagare, diciamo, ce la rischiamo. Sì, questa è una delle cose che spero che loro siano portati come esperienza, come lezione, è che a volte bisogna in un certo senso rischiare per portare a casa quello che si aveva in mente o per portare a casa quello che non si ha in mente, cioè quello che ti è venuto distinto lì sul momento. Non so, stare sempre in una safe zone, essere sempre ad agio, seduti, fare le cose in sicurezza, secondo me non permette un margine di crescita sufficiente al giorno d'oggi per fare le cose. Voglio vedere come evolveranno. Nel frattempo, facciamo tutto il resto.